Allora, come prima cosa, secondo me non bisogna contrapporre fare quello che ti piace fare e il servizio di Dio. Come dicevo prima, la volontà di Dio è la nostra volontà più profonda, quindi non c'è niente quanto il vivere nella volontà di Dio, che ti dà la gioia. Quindi invece di un out-out, io direi un et-et, perché cioè, tu mi chiederai, ma perché fai questo ministero? Non è che ti dico, guarda, mi fa schifo, mi dà fastidio guardare le persone che mi guardano, eppure lo faccio per martirio. No, lo faccio perché è veramente una cosa che parla al profondo del mio essere e che in qualche modo ho dovuto faticare per realizzare, non un anno o due, cioè continuo a faticare, non so, forse finché Cristo non mi prenda. Questa è una prima cosa. La seconda, però, hai ragione che uno se lo fa soltanto per sé, soltanto perché gli piace, soltanto perché io sono un uomo di spettacolo, c'è qualcosa che non va. Ed è una questione, cioè l'esame di coscienza non è soltanto la raccolta indifferenziata o differenziata delle colpe e dei peccati. L'esame di coscienza è proprio metterti lì a verificare perché vivo quello che vivo. Perché lo faccio? Perché continuo ad annunciare il Vangelo? E per me è una grazia che chiedo continuamente al Signore di conservarmi e di darmi. Cioè, prima di parlare di preghiera, dammi di pregare. Anche se fatico, anche se non ci riesco, ma dammi di pregare. E a volte proprio queste parole che dico sulla difficoltà, sui tornanti difficili, sono quelle che aspettavano le persone, non le cose bellissime. Le cose tra il bello e il brutto che viviamo ogni giorno. Quindi anche questa nostra povertà ha il suo spazio. E la terza cosa te la dico veramente per una grande liberazione del cuore. Te la dico intanto con una frase di Madre Teresa: se giudichiamo gli altri non avremo tempo per amarli. Quindi io non sto nel cuore dell'altro. Nella Chiesa troverò sempre tanti scandali, tante cose mediocri. Chiudi un occhio e tu fai quello che reputi che manca. Secondo me questo è uno dei segreti. Vedi che c'è qualcuno che fa i canti senza curarli, lanciati curando i canti. Perché nella chiesa c'è qualcuno che entrerà e vedrà anche la bellezza dei canti e rimarrà prima per quelli e poi per il Signore. Quindi dove manca? Quando sei in famiglia, quando qualcosa manca, ti impegni a riempirla, non fai il critico letterario, culinario, no? E a tal proposito, chiudo con un racconto che ho letto su Facebook qualche settimana fa, di una signora che diceva al parroco: io non verrò più a messa. Perché? Perché quando vado a messa, più che santificarmi, pecco. Spiegami un po', perché questa durante la preghiera guarda il telefono, quell'altra fa questo, quell'altra fa quell'altro, questo qua, quello là, e quello. Praticamente fa il giudizio finale di Michelangelo, non nella Cappella Sistina, ma nella parrocchietta della chiesa. E lui le ha detto: senti, fai una cosa, prendi una tazza di caffè e portala a quell'uomo che sta lavorando nei campi. E fa questa cosa, prende la tazza di caffè e la porta. E quando torna le dice: ma hai visto tizio che stava annaffiando i fiori? Hai visto? No, non ha visto nessuno. Perché? Perché ero concentrata sulla tazza del caffè per non riversarti. Concentrati sul tuo cuore, concentrati sul tuo cammino e non baderai agli altri, anzi sarai da esempio per gli altri. E sono sempre convinto che quando il Signore ti fa vedere una mancanza è perché ti chiama a riempirla, non per fare il giudice. Quindi ti faccio questa provocazione, te la rilancio.